Nemici e nemiche della muffa, benvenuti nella 23esima puntata di Mai dire muffa Summer Edition. Notare che da oggi sono anche microfonato, quindi spero di avere un audio migliore e non dovrebbero più sentirsi vibrazioni e rumori di fondo. Quindi, di cosa parliamo oggi? Allora, siamo alla fine di agosto, arriva settembre, è il momento dei buoni propositi, si ritorna in palestra, ci si mette a dieta. Ma la mia domanda è: che buoni propositi hai riguardo il tuo problema di muffa? Ora, scherzi a parte, ho colto dell'occasione per raccontarvi un po' come cosa succede ai miei clienti quando hanno a che fare con la muffa. Ora, non voglio generalizzare, però cerco di tenerla più sul simpatico che sul critico. Quasi mai ci rendiamo conto di avere un problema di muffa serio, anche quando abbiamo magari quel puntino. Solitamente la reazione è sempre quella del vabbè, per ora è un puntino, lo tengo d'occhio. Poi cominci ad affezionarti e questo puntino però cresce e si espande. Quando io dico che tutte le muffe da incubo non è che nascono già da incubo, ma nascono da un puntino, è proprio perché spesse volte, se avessimo fatto, e uso una parolaccia blasfema, prevenzione, quando ci si trova a che fare con la muffa, forse non spenderemo tutti i soldi che poi spendiamo, oltre che rotture varie e fatica, soprattutto nell'applicare i prodotti. Quindi ora non dico che appena trovi un puntino di muffa lo devi eliminare, anche se spenderesti 20 euro per eliminarlo e magari non avresti più il problema, ma questo è uno scenario idilliaco. Però in realtà quello che ti suggerisco di valutare oggi è che ci stiamo avvicinando all'autunno. Ora, fine agosto, arrivano i temporali e decretano la fine dell'estate. Quindi ci troveremo a un bivio. Se il tuo problema non si è mai presentato, magari non sospetti nemmeno quello che ti aspetti in inverno. Ora, non te la voglio gufare, ma a qualcuno capita. Se invece questa muffa te la porti dietro dalla primavera e dall'inverno scorso, ma per svariati motivi barra alibi che ti sei dato non l'hai ancora fatto, quello che posso dirti è che se stai guardando questo video in estate, forse, secondo me, varrebbe la pena valutare di intervenire. Ora, intervenire vuol dire tante cose. Può voler dire di imbiancare casa e magari non è nei tuoi piani, però può anche voler dire almeno disinfettare la muffa. E ovviamente quando dico disinfettare la muffa non intendo usa la candeggina, questo è ovvio, piuttosto me la tengo così. Se devo mettere della candeggina sui muri preferisco tenermela, perché come vi ho spiegato in tante occasioni la candeggina fa più danno che bene, fondamentalmente. E poi il nostro obiettivo non è quello di eliminare la macchia visibile. Detto questo, non so quando tu guarderai questo video, gli iscritti al canale lo guarderanno nell'immediato. Insomma, quello che vorrei suggerirti è: dedica qualche secondo del tuo tempo per pensare come gestire questo problema di muffa. Perché se tu hai adesso della muffa ad agosto, e ti assicuro che ad agosto non abbiamo chiuso, siamo rimasti aperti a turno, io e il mio reparto tecnico, e abbiamo visto delle situazioni che facevano paura anche in inverno. Quindi queste persone che ci hanno presentato un problema di muffa ma ci hanno detto che faceva troppo caldo per intervenire, è improbabile che interverranno anche a settembre, a novembre o a marzo prossimo, perché magari fondamentalmente in questo momento cercano di tirare avanti. Io veramente non voglio giudicare nessuno, ognuno ha delle motivazioni sempre sacrosante e ognuno deve gestirsi casa propria. Anzi, ogni tanto mi viene da dire la muffa è tua e te la devi gestire tu. Insomma, è come se fosse un animale domestico. Però quello che è vero è che se tu intervieni prima dell'arrivo dell'autunno, eviti di dover in pieno inverno col freddo aprire le finestre, avere dei disagi. E i disagi ci sono sempre, anche con i prodotti classe A più inodori come i nostri. Eppure ti assicuro che la maggioranza dei nostri clienti interviene a dicembre. Noi abbiamo il picco di richieste e anche di vendita di trattamenti fra dicembre e febbraio, cosa assolutamente incredibile, perché dovrebbe essere magari aprile, maggio, estate, settembre. Però purtroppo siamo portati a intervenire solo quando abbiamo l'acqua al collo. Quindi non mi resta che salutarti, ringraziarti per aver visto questo video, iscriviti al canale cliccando qua in alto sull'icona di Smuffy per essere sempre aggiornato. Ancora non è finito Mai dire muffa. A questo punto non resta che dire ciao da Giuseppe e basta muffa.